Vi starete chiedendo perché ho aspettato così tanto prima di fare questa recensione della mia postazione da gaming e perché volevo finire in un video di Fierick. Da quando ho smesso di fare le reaction, purtroppo il mio video nuova tastiera da gaming non è stato preso in considerazione. Io mi sono arrabbiato tantissimo perché avevo smesso prima di guardare quel video e quindi oggi spero che mi cagherà con questo video. Fierick, se stai ascoltando, tenterò di mettere tutti i meme che vi siete inventati o comunque che avete racimolato nel corso di questa incredibile esperienza e spero di vederti continuare a fare reaction perché sei veramente bello. Ma tornando a noi, prima cosa che... Scusatemi, non ho Fortnite, quindi ho dovuto mettere uno screenshot di Fortnite, fatevelo andare bene. Prima cosa, ovviamente, ho la fantastica tastiera GXT della Trust, come sapete tutti c'è anche il tastino. E molto bene, c'è ovviamente, che ve lo dico a fare, c'è il respiro della tastiera, che cambia continuamente, nella sua interezza, mostrandoci tutte le varie funzionalità dei LED. Vabbè, avete capito? C'è il mouse, che purtroppo non è in combo con la tastiera, è un mouse dell'HP, che ovviamente ha tutti i tasti necessari, il tasto sinistro, il tasto destro, rotellino e scala muro. Qua abbiamo scala muro, poi ce l'abbiamo anche dall'altra parte per fare pavimento piramide. Ma dove lo trovate un mouse da gaming così? Sotto abbiamo un tappetino, aspetta che lo metto nella luce. Tappetino con il creeper di Minecraft, preso letteralmente 2,50 € ad una bancarella trovata in giro. Molto molto tamarro, però a me piace tanto e quindi dai. Poi qui ho ovviamente l'incredibile Switch, che è stata talmente tanto una delusione per me che sto tentando di rivenderla, pensate un po' quanto non ne valsa la pena. Passiamo alle mie cuffie, che sono le cuffie che vedete in ogni video. Da quanto le ho comprate, mi ci sono trovato veramente bene. Hanno veramente un'ottima qualità, tranne del microfono, però vabbè. L'audio era molto buono, cioè mi piaceva un sacco. Peccato che il cavo si sia un po' usurato con il tempo e quindi è andato a raggiungere, non lo so, un periodo di stanchezza. Dovrò rivendere anche queste? Non lo so, facciamo i big money. Sta di fatto che sono le cuffiette rosa con le orecchiette da gatto che vedete in ogni video. Sono allungabili e anche rotte. Cioè questa qua si è rotta praticamente. Però vi posso giurare che funzionano ancora da Dio. Andando qui, lasciate stare la carta Steam e la Coca-Cola del McDonald's. Abbiamo lo schermo, che è un Asus, ovviamente con lo screen di Fortnite. Non ho Fortnite, perdonatemi, però qualcosa ci posso fare. Il microfono che però non utilizzo, utilizzo solamente nelle produzioni quando devo per esempio registrare una chitarra. Questo mi serve principalmente questo microfono per registrare strumenti esterni o suoni esterni che poi mi servono nella produzione, non lo uso per i video. Lo tengo qui davanti solamente perché poi devo levarlo e toglierlo dalla confezione e dal suo posto ogni volta per rimetterlo qui. E poi abbiamo il computer, non sto qui a dirvi tutti i componenti che hanno, però monta una GTX 1650, se non erro. E quindi questa è l'interezza della mia postazione, ovviamente uguale a quella che avete trovato nella thumbnail. Spero che il video vi sia piaciuto. Fierick, cagami!